Direttore, sei alla cena di Radio Rossonera, radio dei tifosi, tifosi che vi hanno accolto in una maniera incredibile. Te lo aspettavi tu tutto questo affetto da subito? No, di vero no, nel senso che veramente ci avete accolto in maniera stupenda, anche oggi, dopo insomma aver subito 4 gol, non mi aspettavo una cena, però siete stati così gentili. Io non potevo esimermi da non venire, perché non ha cosa organizzata con l'avvocato già, con tutti voi, da un po' di tempo. Non potevamo sapere, no, che ci riservava la partita di domenica, però... Però nella tradizione meridionale, anche ai funerali, c'è il banchetto, come si chiama, quello che va dove? Riconzuolo. Giuseppe, che esordio! Diciamo che no, ma diciamo, ma perché? Che deve essere un'occasione, oltre che stare con voi, di chiedere veramente scusa ai tifosi per una prestazione non da Milan, perché partite magari ne perderemo ancora altre, speriamo sempre poche, però magari con un modo diverso, perché Milan non può perdere in questo modo, però ce ne assumiamo tutte le responsabilità, siamo in questo tipo di percorso. Sappiamo che c'era e c'è da lavorare tanto, magari queste 4 sberle ci faranno crescere. Sono salutati? Magari dobbiamo trasformarli in salutati. Ma invece facciamo un passo indietro, adesso abbiamo parlato subito, abbiamo eliminato subito il discorso difficile, che è quello di Lazio Milan. Abbiamo tolto dal menù 4 stagioni, 4 formaggi, la torta alle pere. Tutto tolto da menù prima di questa cena. Se no c'era, c'era. Visto che siamo una cena, quest'estate di tempo per mangiare ce n'era poco, avete lavorato tantissimo. Quanto è difficile fare un calciomercato del Milan e un calciomercato così importante, portare a casa, intanto arriva il prosciutto, benvengano gli affettati. Benvengano. E quanto è stato difficile questo mercato e qual è stata la trattativa che ti ha fatto impazzire di più? Questo è stato veramente un mercato molto molto difficile, perché l'avete vissuto con noi, siamo stati catapultati come tutti oramai sanno, quindi non era facile proporsi da subito e cercare di dare certezze a chi chiamavamo, sia le società che i giocatori che magari volevamo prendere con noi, e ne abbiamo presi tanti. Penso che una delle cose più difficili che abbiamo fatto è stato, oramai lo sapete tutti, il rinnovo di Donnarumma. Abbiamo trovato la facilità in tanti giocatori nel voler venire al Milan. Beh, qualcuno l'ha detto anche su Instagram. Non lo so. Se non lo sai direttore, qualche giocatore su Instagram l'ha detto. Quindi, ma ce ne sono tanti che hanno fatto di tutto e di più per essere qui con noi. Occuparsi di calcio qui, piuttosto che a sud, è così diverso, al di là dell'altezza del palcoscenico. Sì, al di là dell'altezza del palcoscenico è normale, che vi dico, al sud è una palestra per me fondamentale, importante, la consiglierei a chiunque poi vuole venire qua. C'è un direttore sportivo, dovrebbe fare uno stage in Calabria. E non è, ti dico, difficile da superare. Molto difficile da superare. Invece l'Inghilterra? Ma l'Inghilterra è un mondo particolare, un calcio. Loro si definiscono quelli che hanno inventato il calcio. Hanno degli stadi sempre pieni, sia se giochi in Premier, se giochi in Championship o se giochi nella prima divisione. E fare il direttore sportivo lì? Lì la cultura del direttore sportivo quasi non c'è. Ma spesso capita, si vede anche in occasione della discussione relativa alla chiusura del calciomercato prima dell'inizio delle competizioni ufficiali. Cioè, la Premier League è sempre un passo avanti. Un passo avanti, siamo forse noi un passo indietro. Una cosa dalla Premier League in particolare l'avete presa, ed è stata una caratteristica che noi abbiamo, soprattutto chi ha lavorato quest'estate seguendovi, è stato molto agevolato, perché avete iniziato a far vivere
la sede Casa Milan, come si vive spesso in Inghilterra. Intanto mettiamo un po' di vino al direttore, così dai, così si scioglie la lingua. No, Casa Milan, noi abbiamo trovato, abbiamo ereditato una cosa bellissima che è Casa Milan, e quindi abbiamo ritenuto opportuno cercare di mettere, cioè abbiamo questa cosa bellissima e facciamo le cose che dobbiamo fare lì. Anche per sfatare un po' l'idea che si debba per forza fare chissà che cosa di nascosto nelle trattative, quando la verità ma no, è, non è, ma non è che quello che facciamo noi, ma non è che quello che facciamo noi sia giusto e quello che magari fanno sia sbagliato, è solo un modo di fare, di operare. Cioè, noi abbiamo ritenuto opportuno far vivere giornalmente questo Milan alla parte più importante di una squadra di calcio, che sono i veri protagonisti, siete voi, siete i tifosi, perché oggi ci sono io qua, domani non ci sono, ma voi ci siete sempre. Direttore, come non è, noi saremo i protagonisti, però nei fatti il pubblico ha apprezzato e i protagonisti siete diventati voi. Ve lo aspettavate? Noi abbiamo vissuto queste cose in modo, ma veramente naturale. C'è Fabio, noi non abbiamo preparato nulla, noi eravamo lì a fare tipo le presentazioni dei giocatori, invece di farle come è solito farsi, l'abbiamo intese quelle di farle proprio via web, in modo spontaneo, non abbiamo preparato nulla, mai. Quindi prendiamo atto del fatto che Raiola non crede nel progetto Fassone Mirabelli. Prendiamone atto. Potrebbe essere un vantaggio. Allora, calcola che Mino Raiola è uno degli agenti più importanti che c'è al mondo, gestisce giocatori importantissimi, quindi diciamo no, non è che stiamo parlando di uno sprovveduto. Quindi ci siamo scontrati con una realtà importante, quindi quando lui quel giorno disse Donnarumma non rinnova, eravamo tutti sconfortati, però noi abbiamo lottato e siamo riusciti a portare avanti questo accordo. Quindi tu mi dicevi non crede nel progetto, poi sta, è un po' un attore, nel senso che gli piace essere protagonista, gli piace dire queste cose, magari pure perché parlare del Milan vuol dire, anche se lui non ne ha bisogno, ma vuol dire fare un po' di, comunque stare sempre sui giornali, sulla, è un'offesa verso pure i giocatori che lui rappresenta, perché lui c'ha lì i fratelli Donnarumma, c'ha Bonaventura, c'ha Abate, è un po' il gioco delle parti. Secondo la reazione veemente dei tifosi durante la trattativa Donnarumma ha influito sull'esito, sui tempi oppure no? Lì secondo me era difficile far capire le cose all'esterno. Il povero Gigio non ha mai detto di voler andare via, solo chi non opera non sbaglia. Noi ogni giorno cerchiamo di operare e di lavorare per il Milan, per il bene del Milan, sperando di sbagliare il meno possibile, ma lo facciamo con grande umiltà, grande coscienza di quello che rappresentiamo, che è una società importante, ma nell'interesse del club e del, l'ha detto spesso anche Fassone questa cosa qua, i veri sostenitori, i veri azionisti sono i tifosi. Il fatto che Fabio abbia, tra virgolette, inaugurato questo nuovo corso che è piaciuto tantissimo ai tifosi, delle dirette, nelle presentazioni dei giocatori, che ti abbia costretto anche a diventare personaggio, perché personaggio sei diventato e tra virgolette fatto, suscitato la simpatia di tutti i tifosi. E com'è, allora, che hai vissuto le prime dirette? Perché adesso sei è un problema. È un problema perché Fabio è un fenomeno, però vi posso garantire, Fabio è un fenomeno veramente, ma lo stimo, lui lo sa, è un professionista eccellente. Però la difficoltà vera è quella di
di stare a fianco a Marco Fassone. Perché, cioè, che è un top player, cioè, della comunicazione. Player, è un top player della comunicazione. No, non solo della comunicazione. Veramente lo dico, cioè, a volte è, cioè, non sembra una persona normale, nel senso che sembra extraterrestre. Cioè, io lo vedo a tutte le ore del mattino, lui è sempre preciso, elegante. Il direttore, questi bei ragazzi che vedi di fronte a te sono tutti gli associati, sono gli associati che hanno vinto la... Sui bei ragazzi. Ma sai, bisogna dirlo. Sono gli associati che hanno vinto la possibilità di... sono stati estratti e hanno avuto la fortuna di partecipare alla cena. Adesso te li presentiamo e sentiamo cosa vogliono chiederti. Partiamo da te, ti chiami? Marco Tassotti. Cognome importante. Sempre. Di Milano, ma vengo da Massa Marittima. E la domanda che volevo farle è questa. Visto appunto i prezzi che hanno raggiunto il mercato nell'ultimo periodo, diciamo, dopo Neymar, si andrà necessariamente verso una Superlega dove solo i top club avranno il potere di partecipare, o verranno messe delle regole più precise per calmierare un po' questa cosa? Perché poi il fair play finanziario sembra una cosa ridicola visto quello che succede, insomma. Ma no, non è vero che è una cosa ridicola. Il fair play finanziario è una cosa seria che secondo me ogni società, noi compresi, rispettiamo. Quindi se una società ha fatto un acquisto piuttosto che un altro, vuol dire che è nei parametri. Secondo me non si andrà verso una Superlega, come si dice, ma rimarranno i campionati che sono, ma nel rispetto delle regole. Abbiamo il secondo associato che vuole farti una domanda. Nome, cognome? Alessandro Di Bella. Iban. Da Roma. Iban. Iban, il conto è vuoto. No, a parte gli scherzi. A parte ringraziare il direttore perché leggo nei suoi occhi la luce giusta. Ho due domande in una sui miei idoli, perché ho due idoli che non sono al Milan ora e volevo sapere cosa c'è di vero dietro le varie voci di questo mercato, se ci ha pensato, se non ci ha pensato, se ci penserà. E i due idoli sono Belotti e Conte come allenatore. Secondo me due uomini che cambiano la squadra per due motivi completamente diversi. Ma come faccio a risponderti? Cioè, noi abbiamo, diciamo, un allenatore che abbiamo grande stima, che è Montella, quindi non possiamo pensare a Conte o altri allenatori. Per quanto riguarda invece Belotti, risaputo da tutti che noi abbiamo cercato di portarla a Milano, è stata una cosa abbastanza difficile per diversi motivi, però è un giocatore che è un tifoso milanista e chissà, magari in futuro questo volevo sapere. Potrà essere, magari potrà indossare la maglia che lui sogna da bambino. Grazie. Presentazione, nome, cognome, ormai si è chiaro come funziona. Ciao Diego, sono di Milano però vivo a Udine. Una domanda invece a carattere personale. Quando è arrivato Mirabelli al Milan, sfido chiunque a dire chi conoscesse Mirabelli. A distanza di tre mesi invece, tre, quattro mesi, quelli che sono, ha percepito qual è la passione che anima il tifoso milanista? Ma guarda, onestamente il calore da parte dei tifosi, l'accoglienza che ci hanno riservato, onestamente non l'aspettavo. Invece è stato un attestato di stima che ci hanno fatto, ci avete fatto. La nostra responsabilità deve essere quella di aumentare questo entusiasmo. Adesso abbiamo, ho fatto quattro chiacchiere con lui prima, abbiamo un ligure, viene direttamente da Finale Ligure, ti chiami? Filippo Presotto, piacere. E intanto vabbè, grazie per essere qua, perché comunque essendo a questa parte, vedere tutti quanti di fronte fa sempre effetto. Ci vediamo sempre attraverso uno schermo, invece esistete, siete reali, quindi come i cinesi esistono, anche Mirabelli esiste, quindi bene. E io ho una curiosità un pochino più tecnica, nel senso proprio del suo lavoro, del tuo lavoro, e un po' come funziona tutto l'acquisto del giocatore a livello proprio di scouting, quindi dagli albori, anche giocatori magari poco conosciuti, quindi c'erano altri osservatori, come si relazionano con te, come funziona poi il tuo rapporto con chi deve avallare l'acquisto, insomma un po' come si costruisce l'acquisto di un calciatore. Ma noi abbiamo, cioè, prima di arrivare a un acquisto del giocatore bisogna avere la conoscenza, ma questo va fatto
attraverso prima, da prima con una rete di scout, perché negli anni, c'è cioè un lavoro che si fa negli anni, perché si sbaglierà sicuramente, ma vogliamo sbagliare con i nostri occhi, quindi c'è comunque un lavoro fatto dietro e non, perché magari ci sono molti che magari fanno un lavoro attraverso gli agenti, i procuratori, dove noi cerchiamo di andare sul campo. Ma l'idea è che uno come Ciala stia guardando quanti mesi fa? Quanti mesi prima di un acquisto? Quanti anni? Quanti c'è anni? Quanti anni? Quanti anni? No, nel senso che quanti anni, perché tu ogni qualvolta vai, fai un certo tipo di lavoro, anche, faccio un esempio, nel prossimo mercato qui prenderà dei giocatori, non è che sono giocatori osservati qualche settimana prima. Certo. La mia curiosità diventa il contrario: se l'allenatore dice, direttore sportivo, io voglio questo giocatore, magari è una cosa anche che è capitata in questo mercato e voi non ce lo direte, magari con un attaccante o qualcuno, non lo so. Se lui dice io voglio a tutti i costi questo giocatore e al direttore sportivo alla non piace, Mancini, diciamo. Come funziona? Com'è la dinamica, proprio per capire come funziona? Ma no, c'è un confronto continuo, non c'è un allenatore che possa dire, ma io credo che sia da noi sia dappertutto, non è che c'è un allenatore che può dire io voglio questo, punto e basta. No, però prendo l'esempio di magari Kalinic, che si diceva che piacesse molto a Montella. È vero. Facciamo l'esempio, magari mettiamo che a te non piacesse. Cosa succedeva in quei casi? Si prendeva. qui vuole arrivare. Passiamo all'ultimo di questo giro di associati che conosco bene, Dennis. Presentati, già che ci sei. Dennis Marelli, abito a Cesano Materno. Ringrazio tutti per la possibilità che mi è stata data di conoscere da vicino e direttamente il Milan. Siamo qui per Radio Rossonera, che è appunto un esempio dei tifosi che sono parte integrante del Milan e di una radio che segue il Milan. Lei come vedrebbe una sorta di azionariato popolare dei milanisti che hanno questo affetto verso il Milan per la prima volta in Italia? Allora, abbiamo parlato tantissimo di cose, abbiamo detto che noi delle cose che abbiamo fatto ovviamente l'abbiamo messa al centro del nostro progetto, al centro della nostra attenzione, i tifosi del Milan, come secondo noi è giusto che andava fatto. Però alla tua domanda specifica ci voleva il nostro uomo di fiducia Marco Fassone, che sui numeri e su queste cose qua, certo, potrebbe essere una cosa bella, ma faremo un'altra cena dove porteremo Fassone su queste cose. È una promessa. Allora, ti presento la redazione di Radio Rossonera. Partiamo da Matteo Vismara, che è l'esperto delle giovanili. Lui si occupa di Cantera Rossonera, che è la trasmissione su tutte le giovanili del Milan. Poi abbiamo lui, in realtà adesso è in prestito, lui è di Milan Night, Sil, è uno dei blogger di Milan Night. Poi abbiamo il nostro uomo dei video, delle grafiche, di tutto ciò che è immagine, Andrea Suso, vista anche la somiglianza con Suso, quindi se vogliamo firmare il rinnovo ci pensa lui nel caso. Possiamo utilizzarlo come controfigura. Poi abbiamo il nostro Andrea Agnelli, che è noto come Simone Cristau, e direttamente dalla tua terra abbiamo Fausto Marziano, che è un calabrese, no? Sei calabrese, ti chiami Marziano. È fantastico. Milanista. Capito. Ti manca la Calabria? No, io la Calabria ci sto bene ad andare in vacanza. La mia vacanza è 3-4 giorni all'anno di vacanza, però. E invece tu cucini, io cucino pure bene, E qual è il tuo piatto forte? Te lo farò assaggiare. Sono i primi, i miei piatti. Quindi paste? Sì. La ricetta calabrese? Sì, vuole avvocato, almeno. Quindi piatti forti. Almeno abbiamo. Cioè, mi sto proponendo. E i calciatori allora li preferisci? Visto che c'ho due ristoranti. I calciatori li preferisci forti, no? Cioè, tu li preferisci forti, dai sapori intensi, piccante forte, quindi così, peperoncino dentro. Ti vuoi così, calciatore? Sì. Non molle. No. Volevo fare una domanda per quanto appunto del blog. E mi domandavo se in futuro non ci fosse magari un ritorno per il Milan, perché la maggior parte delle società di Serie A
già fa la preparazione atletica in montagna, se non ci sia una preparazione estiva in montagna. Non è esclusa, la valutiamo. Perché era una cosa che... No, la valutiamo, anche se noi... So che ci sono le tournée, ovviamente. Abbiamo quindi... il centro di Milanello, che è abbastanza accogliente, abbastanza funzionale. Però stiamo valutando anche questo. Abbiamo delle proposte in giro della nostra bella Italia che stiamo valutando. Poi dopo ci sono pure le tournée che ogni squadra, ogni grande club li fa in tutte le parti del mondo, e noi la faremo spesso in Cina. Andiamo a spostarci dagli argomenti. E quando c'è stato il closing fino ad oggi si leggono tanto scetticismo. Ma è un po' il gioco delle parti, nel senso che comunque un Milan in rinascita è un Milan che comunque dà fastidio, se veramente è un Milan che si vuole reggere da protagonista sia in Italia che in Europa. Più strano quando capita da un media, da alcuni determinati media, che decidono di bocciare a prescindere magari il progetto, decidono di avere dei dubbi a prescindere. Vabbè, ma quello, scusami, allora ci sta pure, perché ognuno ha la propria idea. Magari tu puoi avere un'idea propositiva e positiva, magari ci sono quelli che ci guardano con un'idea negativa. Però, direttore, una persona intelligente l'idea se la costruisce valutando l'operato, no? Vabbè, però magari... Cioè, l'idea preconcetta è sbagliata. Sì, però io dico che ci sta pure che uno abbia l'idea negativa. La cosa importante da parte nostra poi magari è lavorare affinché magari facciamo emergere che chi ci ha seguito in modo propositivo e positivo possa avere la mia, però sta nelle cose, io lo vedo una cosa normale. E a proposito di avversari da sconfiggere, mi raccomando, nelle prossime uscite. Le prossime uscite dovranno... far sicuramente sotto un aspetto, al di là del risultato finale, dobbiamo rendercene conto noi tutti, i giocatori, che noi siamo il Milan. E questa secondo me è la frase chiave, noi siamo il Milan. Ma la mia domanda è, ne avevamo parlato poi anche con Filippo Galli in trasmissione, la scelta dopo tanto tempo di investire sui giovani della primavera, non solo sugli under 14, è un cambio anche di mentalità, è un cambio di strategia? Per no. avere dei giovani un po' più pronti anche per la primavera o...? No, noi dovremmo investire di più nel basso, solo che noi siamo arrivati ad aprile, quindi il lavoro che tu devi fare, o devi fare ora, noi iniziamo a fare quel tipo di lavoro dove gli investimenti vanno fatti più nel basso piuttosto che fare nella primavera. Diciamo che lì nel settore giovanile quest'anno abbiamo dovuto mettere delle pezze, dai. Quindi struttura di scouting molto rafforzata a lavorare anche assolutamente, sui ragazzini. Assolutamente, dall'attività di base fino alla prima squadra abbiamo messo su un'organizzazione che dovrà portare delle buone cose nei prossimi anni. Si parla di giovani, si chiedere cosa pensi di Salcedo e Pellegrini. Ma che sono due ottimi prospetti, due ottimi giocatori. Il Genoa è diventato una bottega un po' cara. Quindi, Però comprano discretamente anche. In che senso? L'operazione della Padula è un'operazione interessante. Certo. Parliamo di un giocatore che al Milan comunque ha fatto discretamente, che comunque, se non sbaglio, è un prestito con obbligo, una cifra discretamente importante. Insomma, anzi, anche senza discretamente. Sì, è abbastanza importante. Hanno... loro avevano necessità di fare questo tipo di investimento e ora cercano di rifarsi con questi due ragazzi perché devono un attimino monetizzare. Direttore, è la seconda flotta di associati vinci, esatto. Ce ne sono altre 200. No, scherzo, questo è l'ultimo giro di associati vincitori estratti per partecipare alla cena. Partiamo dal primo, che siamo è 13 Alberto portate. Meneghin, Milano.
Volevo fare una domanda. C'è in questo momento in Europa qualche giocatore particolarmente promettente a livello giovanile che, insomma, speriamo poi di poter vedere anche nelle nostre squadre o comunque, insomma, voi state seguendo in modo particolare? Allora, ti posso garantire che noi stiamo seguendo un po' di giocatori, naturalmente. È una domanda che non potrà trovare, cioè non ti potrà trovare una risposta, nel senso che non è che mi metto. Ma per dire, quanti ne hai sott'occhio in questo momento? No, ne abbiamo, sappiamo che abbiamo, diciamo, sia per quanto riguarda la parte europea, sia anche il Sud America, abbiamo la visione di quello che succede nel mondo. Poi dopo c'è un certo tipo di lavoro che è quello di della conoscenza, del seguire i giocatori per poi magari provare nei tempi e nei termini stabiliti di magari poterli prendere. Tutto questo non è facile, però è un lavoro che calcola che inizia già da ora fino alla prossima estate, cioè inizia da settembre fino alla prossima estate. Lui invece è stato un testimone della vicenda Mastur. Volevo chiedere al direttore se appunto Mastur, io ho visto giocare nella Giana, sono di Reggio Emilia, nelle giovanili, e conoscevo anche una persona che allenava lì a Reggio Emilia e si diceva abbiamo un fenomeno. Abbiamo un fenomeno. Allora io volevo chiedere, siccome a parte le vicissitudini, i motivi che possono esserci stati per cui questo ragazzo non è esploso, avete l'intenzione di recuperarlo o a fine contratto lo lasciate al suo destino? Ma noi abbiamo il dovere di cercare di recuperare tutti i nostri strati. Lui è un giocatore che ha scadenza di contratto, noi non siamo riusciti a mandare via a giocare Mastur per il semplice motivo perché ha un contratto abbastanza alto per un giocatore del 98. Passiamo all'altra domanda dell'altro associato, sei? Matteo Chipinti, da Cecina, provincia di Livorno. E niente, il mio era più un aneddoto, riguardava Bonucci, se appunto è stata, come sembra, una trattativa lampo, quasi inaspettata, oppure se c'era davvero una pianificazione, un lavoro sotto banco che era partito magari da, no, ti dico, da prima. Ti dico la verità, Bonucci non poteva essere un acquisto pianificato, perché onestamente io non avevo idea che ci potesse la possibilità di poter prendere Bonucci dalla Juve, perché pensavo che la Juve non si privasse mai di un giocatore importante come Bonucci. Poi quando mi ritrovavo con Alessandro Lucci, il suo agente, per parlare di Bertolacci, che parlavamo del Genoa, più volte mi diceva sta battuta che c'era questa possibilità. Io gli ho detto non mi fare perdere neanche tempo, fino a quando poi dopo ho parlato direttamente con, per verificare questa cosa, ho parlato direttamente con Leo, ho visto che aveva una grandissima voglia e c'erano i presupposti per farla, parlai con Fassone e ho detto questa roba qua o la si chiude, cioè si verifica e si chiude in 24-36 ore, oppure lasciamo stare subito. Quindi l'abbiamo verificata e chiusa. È stata immediata. Immediata. Passiamo al terzo associato. Volevo fare una domanda sullo scouting nel Sud America. Mi pare di aver capito che si è già organizzato bene. Abbastanza bene. Poi tra l'altro il Sud America lo conosco personalmente abbastanza bene, perché ogni 6 mesi passo un mese in Sud America, passavo un mese in Sud America, quindi su 2 mesi all'anno mi giravo tutto il Sud America, gli altri mesi il resto d'Europa, quindi conosco abbastanza bene quei tipi di campionati. Però non è più il calcio sudamericano, non è più quel calcio sudamericano di un tempo. Cioè, un tempo c'erano più talenti, più giocatori importanti. Oggi vai lì, ci sono anche lì gli agenti, i procuratori, sono dei fenomeni, sono dei grandissimi venditori, ma grandissimi venditori. Oggi loro riescono, posso dire con tranquillità,
riescono a vendere in Europa e anche in Italia attraverso i media, attraverso le chiacchiere, riescono a vendere dei giocatori senza che magari un club l'abbia neanche visto. Quello che dicevamo prima. Quindi perché quando... i campionati adesso sono molto più poveri, come livello. Ma tantissimo. Allora, io sono Andrea Domeniconi, vengo da Cesena e volevo chiedere, durante i dialoghi con Mendes per l'acquisto di Ander Silva, c'è stato qualche approccio per qualcosa di più, tipo un Cristiano Ronaldo, oppure è stata solo una boutade giornalistica? Ci pensa a rispondere. Butarga. No, è la butarga che... No, George Mendes è uno dei migliori agenti che c'è nel mondo, abbiamo fatto delle cose, ci siamo visti per tantissime altre cose, ma è uno che si è comportato molto bene con noi e con il Milan. Cioè non puoi... Per il dubbio pensiamo del vino. No, nel senso che dobbiamo stare con i piedi per terra, cioè è vero che il Milan ha l'attenzione, ha la voglia di tanti giocatori, c'è la voglia da parte di tanti giocatori di venire a giocare a Milano e nel Milan in particolar modo, però abbiamo parlato di tanto, ma... rimanendo con i piedi per terra, solo questo ti dico, capito? Ok. Noi Radio Rossonera sosteniamo che Cristiano Ronaldo giocherà nel Milan quando se lo comprerà, perché forse è più facile che Cristiano Ronaldo compri il Milan che viceversa. Siete di gestire una specie di multinazionale. Sì. Compri un'azienda. È un'azienda. È un'azienda. Ma è sempre lì, sempre il primo all'allenamento, sempre il primo... Cioè si guarda in tutto e per tutto, è veramente un'azienda, ma ha sempre voglia, l'abbiamo vista all'europeo con quanta voglia aveva di portare la sua nazione fino al titolo, cioè è un giocatore mai sazio, mai stanco, quindi deve essere un esempio per tutti i giovani, è un bellissimo spot per i giovani per me. Scusate, ma non è che dovete ringraziare, scusate, aspettate. Non devi ringraziare niente, dopo passate e pagate il conto. No, 50 euro a testa. Direttamente abbiamo fatto anche una sorpresa. Ragazzi. Il nostro Giovanni è il tuo, anzi, dillo tu. Falla tu. Come fare brutta figura? Vuoi parlare seriamente? Dai. Cusandino. Dai. È limitatore ufficiale. Tra luce e vino. No, ma non mi fare brutta. Ma poi ne capisce. Non deve... Ma non vale fare brutta figura. Non ti. Dobbiamo fare gli studi formali. Dai, le cose, dai. Le cose formali? No, io non ci riesco. C'è quindi lui che impigli in giro? Lui fa uno sketch alla radio in cui imita un Mirabelli che cerca inizialmente di spiegarsi in modo forbito, ragionato, ma dopo 10 secondi perde la pazienza e sclera. Inizia a sclerare e incazzarsi con il mondo.